L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà. E qui abbiamo la famosa seduttrice dell'antico Egitto, Cleopatra. La sua affascinante bellezza per poco non portò alla capitolazione di Cesare e Marco Antonio. Ora, se volete seguirmi. Passiamo al reparto successivo. Questo è il nostro pezzo forte, se posso dirlo. E qui troverete i più famigerati, crudeli assassini di tutti i tempi. Non è cosa per i deboli di cuore. Quindi, se c'è qualcuno che preferisce non venire, lo dica ora. No? Molto bene. Ho i brividi. Niente paura, ci sono io. Oh, l'ho spaventata. Il signore è Martin Senescu, il curatore della sala assassini. Tutto bene, tesoro. Certo, è che sembrano così reali che per un momento ho pensato... Non temere, e non deve aver paura, sono solo statue di cera. Forse no, giovanotto. Chi può sapere quanta cattiveria c'è nel cuore di chi ci sta vicino? Lui è Albert W. Hicks, primo ufficiale sul peschereccio E.A. Johnson. Un gentiluomo. Poi un giorno, nel 1860, al largo della costa atlantica, uccise l'intero equipaggio. Lo massacrò con un'ascia come questa. Perché impazzì? Cosa lo fece cambiare? E qui abbiamo Burke e Eyre, i mostri del loro tempo. Ma avevano l'aspetto di mostri? È così che uccidevano le loro vittime. Le soffocavano lentamente. Pensate quanta sofferenza. Secondo te di chi sta parlando? Di tutti, signore, vittime e carnefici. Di sicuro è orribile essere ammazzati, come questa vittima vi direbbe se potesse parlare. Ma ammazzare, togliere una vita come niente fosse, ancora e ancora, e non riuscire più a fermarsi. Potete immaginare quale esperienza orribile sia? No. Ce lo spieghi meglio. Beh, io non posso. Ma da qualche parte nel mondo, in questo preciso momento, qualcun altro potrebbe farlo. Sì? Chi? Ecco, qualcuno che ha un tormento così grande che ucciderà come fecero queste creature. Allora le generazioni future sapranno, poiché lui sarà qui, immortalato nella cera. E il mondo lo ricorderà come noi non saremo mai ricordati. Lui è Henri Désiré Landru. Si può comprendere l'angoscia che deve aver provato mentre era spinto a strangolare delle povere zitelle deluse e delle vedove solitarie. Landru fu un maestro della garrota. Usava una corda cerata identica a quella che sta stringendo. Si allontani da lì. Le statue non devono essere toccate.